Bella raga, siamo finalmente su un nuovo video e siamo su un gioco che volevo portare da un botto di tempo. SCP-087-B, sarebbe la versione beta credo. Secure Contain Protect, che è un gioco che volevo portare dai tempi di... cos'era quello? Da tempi immemorabili. E finalmente ci siamo. Mi vedrete ancora con Record Evil perché non esiste di meglio per me. E queste robe qui le leggete voi, ok? Quindi in questo video noi siamo dispersi in questo posto, che è fantastico, ok? Abbiamo questi due quadratini per muoverci, ok? E niente, mi ricordo tanto Vanish. Questo è un gioco che consiglio anche a Jadis, sì, Jadis Eren, Jadis Eren Eren Jadis, le avevo anche consigliato, meno 2 e ti saluto, bella Eren, di cosa devo parlare? Innanzitutto mi scuso se sono mancato per un po', ma vuoi problemi tecnici, problemi di tempo, poi vi mostrerò perché dirò che dico questo, e problemi di tempo atmosferico, problemi di tempo dovuti allo studio, quanto ho fatto un esame settimana scorsa che è andato all'Uni. Quindi dai. In ogni caso, per l'appunto, siamo finalmente tornati. Ho avuto qualche problema per l'appunto con le registrature. Spero che ricordevo che l'ultimo aggiornamento sia migliorato. E questo è il video. Oddio. Oddio. Video praticamente degli 80 iscritti. Perché abbiamo raggiunto questo grandissimo traguardo. Per il nome della mia comunità, magari aspettiamo i 100 iscritti, visto che non ho avuto risposte. Grazie ragazzi, che mi ascoltate sempre fino in fondo. E niente. Ok. Mi ascoltate sempre fino in fondo. Ok. Sempre nella mia città, quella che è stata vittima di un'alluvione temporalesca. Celebre quasi quanto quella dell'Arca di Noè, si terrà un Games Week più o meno. Puoi partecipare, più investi partecipante passivo che attivo, perché sono un cazzone che sta su YouTube da poco. E niente, comunque se qualcuno fosse interessato a venire nella mia città, io lo accoglierei a braccia aperte. Lascerò qualche link qua e là. Adesso direi di concentrarci sul gioco per il quale c'era una versione PC, cioè me la ricordo, però faceva cagare sul serio. Questo è molto meglio per Android, non escludo di tornare sul PC tra qualche tempo, perché ne abbiamo preso uno nuovo che non è assolutamente male, ci sta Windows 8 quindi dovrebbe essere più maneggevole rispetto a quello precedente che stavo con Windows 10 ed è un Acer, quindi niente male. In ogni caso, adesso concentriamoci su questo bellissimo gameplay e saluto AlienGin, Games2000 e tutti i miei amici, Eren e così via. In più della seconda parte vorrei fare una specie di sponsor time, un po' più allargato del solito. Non ho visto il piano, non ho visto il piano, non ho visto il piano. Ok. Un po' di ansia te la mette, meno 14. Meno 14. Fa freddo. Che brutta battuta. Da soli mi escono così. In compagnia. Meno 15. Ah raga, altra cosa, voi siete andati al Cinema Days, quella roba che paghi tipo 3 € al cinema, io sono andato con la tipa, con quella ragazza lì, sono andato a vedere un bellissimo cartone animato, bellissimo, insomma, a 20 anni quasi bellissimo un cartone animato, non si dovrebbe dire, mi sono anche un po' perdendo. In ogni caso è tipo, come si chiama, quello lì della Pixar, sui tizi nella testa, non ricordo manco il titolo, Inside Out. Che cazzo è?
Ho visto i piedi di un uomo nudo, proprio ad altezza pene. Ok. E niente, ho visto questo film, quindi non so. Dove cazzo sto andando? Voi cosa avete visto questi film adesso? Devo smettere di parlare. Devo smettere di parlare. A parte che sto girando a caso, completamente a caso. Sto andando a sinistra, che a sinistra non mi fa mai. Piano 19. Scale. Manca a dire, ti do una lucetta. Non si vede un cazzo, io sto andando nel buio. Dritto per dritto. Come Maccio Capatonda. Ok. Dove andiamo a destra? Eccola qua, ci stanno i shoe. Ok. Niente. Giro in tondo. Riuscirò mai a trovare una via d'uscita? Eh? Maledetti. Non finisce più questo gioco, non finisce più. Che è successo? Da Utonino. Oh, che cazzo era? Oh, cazzo. Raga, credo stia riprendendo di nuovo. Comunque, cosa è successo? Dopo aver incontrato quel tizio con la maschera, nudo, nero, che sembrava il cattivo di Conan versione pedofilo e versione anche maniaco, mi è uscito dal gioco e mi sono così tanto spaventato che non ci voglio tornare. Per favore, non fatemi ritornare. In ogni caso passiamo alla seconda parte del video, che è quella dove vado un po' a sponsorizzare gli ultimi, diciamo, le ultime novità, ecco. Le ultime novità riguardano il mio ingresso in tre community differenti. Sono stato invitato in due da Weblibero, e la prima in cui sono stato inviato è Sonics 203, Enjoy e bla bla bla, che ringrazio per l'invito e pubblicherò questo video lì, sicuramente. Poi sono stato invitato in quest'altra community che è Crysave Community YouTube 47 KCY47, che è di, se non sbaglio, qui sono stato invitato da Anatoly 47, credo si pronunci così, ti ringrazio. E poi sono stato invitato in un'altra community, che è quella di Weblibero, che ringrazio ancora una volta. E dopodiché volevo andare a parlare invece di due youtuber che mi hanno sponsorizzato. MAME Linux 9, o almeno io lo pronuncio così. Queste sono le sue informazioni. Aiutiamolo assolutamente a crescere. Lo ringrazio per la sponsorizzazione nel suo video di 3 settimane fa, che vi invito a vedere a questo punto. E fra i suoi video ricordiamo Black Ops, altro Call of Duty, GTA 5, Minecraft. Sempre Call of Duty, Cat Mario, un po' di Outlast, Cat Mario, Saints Row, e c'era anche uno Slender, eccolo qui. Scusa se vado veloce, ma ho un po' di fretta in culo, ok? Magari l'ho detto un po' brutta così, però è così. Ed è qui Lele e Adriano Joker, che mi hanno sponsorizzato nel loro ultimissimo sponsor time, che volevo ovviamente, diciamo, ringraziare, almeno credo che siano loro, molto probabilmente sono loro. 86 iscritti, quindi vi ringrazio per i loro video. Diciamo che è un canale abbastanza in crescita, non ho ancora capito bene cosa fanno. Abbiamo Clash of Clans, Smoke Driving, Angry Birds, quindi giochi sul cellulare anche loro, Geometry Dash, Tekken, Call of Duty. Quindi è un canale che vi invito a seguire. 86 iscritti, quindi 86 iscritti, quindi più di me. Complimenti, bella raga. Dopodiché, diciamo, vi concludo il video dando un attimo spazio a questo video di un ragazzo di Taranto. Questa è una parte, diciamo, della mia città. Il giorno è il venerdì, tipo ieri. Ci sono cercato di andare all'università con questo tempo. Praticamente la mia viene chiamata anche la città dei due mari. Ma questa cosa sono tre. Il mare è fatto di pioggia. Raga, è qualcosa di impressionante. Forse il video non rende l'idea. Ma qualcosa di assurdo. Ve lo lascerò in descrizione per farvi gustare la bellezza della mia città e dell'uragano che ha investito la mia città. Poi in più volevo farvi vedere, diciamo, quelle informazioni su Facebook riguardanti la fiera.
Allora, raga, questa è la pagina Facebook del Taranto Comics 2015, come potete vedere c'è scritto anche. Ah, quindi 12-13 dicembre, stavo già dicendo una puttanata, seconda edizione, al Palamazzola, qui sono tutte le informazioni, vi lascerò sicuramente il link in descrizione, io parteciperò, ci sono anche tanti, diciamo, miei amici, quindi qui ci sono tutte le informazioni che vi possono, diciamo, interessare e niente raga. Però, raga, questo è un altro link che ho trovato. Però a questo punto mi sale un dubbio. Si tratta dello stesso perché i giorni sono diversi. Mi informerò, ma è probabile che forse ce ne siano addirittura due, uno a dicembre e uno a gennaio. Uno che si chiama Taranto Comics e l'altro Manga Games. Quindi, raga, non so che dirvi. Io partecipo, diciamo, entrambi. E niente, vi lascio tutti i link in descrizione. E direi di chiudere qui il video. Ci si becca al prossimo. Bella raga.